Molto spesso gli studenti fanno confusione con il flusso del campo B. Confondono il flusso magnetico attraverso la superficie S di contorno L, come nel caso dell'esempio che abbiamo visto, flusso del campo B attraverso questa superficie S di contorno L. Confondono questo flusso con quello del campo B attraverso una superficie chiusa, flusso magnetico che fa 0 sempre, per la terza equazione di Maxwell, che abbiamo già studiato in passato. Invece il flusso magnetico attraverso questa superficie qui non è 0, perché questa superficie non è chiusa, ma è una superficie aperta. Infatti è una superficie che ha una faccia positiva e una faccia negativa e non si chiude su se stessa. Per esempio in questo disegno, orientando la linea L nel verso antiorario come abbiamo fatto finora, questo flusso magnetico non è 0, ma è un valore diverso da 0, in particolare un valore negativo. Se invece noi prendessimo qua dentro una superficie chiusa, diciamo un palloncino per capirci, una superficie immaginaria naturalmente, astratta, che ha la forma di un palloncino, allora il flusso del campo B attraverso questa superficie sarebbe 0. Dunque attenzione a com'è la superficie. Se la superficie è chiusa, il flusso magnetico è sempre 0 per la terza equazione di Maxwell. Se la superficie è aperta, come questa superficie di contorno L, il flusso magnetico può essere diverso da 0. A volte potrà essere anche 0, ma in generale, nel caso più generale, sarà un flusso generalmente diverso da 0.